Oggi vi faccio vedere come ricostruirei il business di Marcello Ascani. Marcello infatti ha appena fatto uscire un video in cui costruisce un'azienda in 24 ore e io, in qualità di sua brutta copia ufficiale, non ho potuto fare a meno che vederci la possibilità di finalmente fare qualcosa meglio di lui. Quindi, partendo dal sito che lui ha già creato, voglio andare a costruire una vera e propria web app che sia già utilizzabile, dove le persone si possono registrare, creare le loro guide, poi vedremo bene di cosa si tratta. E soprattutto anche un sito che abbia già al suo interno degli strumenti che permettano una crescita organica del sito, al di là di quella che è la semplice sponsorizzazione alla community di Marcello, cosa che ovviamente io non ho. Se siete utenti di lunga data di questo canale, potrete forse intuire gli strumenti che andrò a utilizzare per compiere questa mia missione. Da una parte Software, che è uno strumento che ci permette di costruire delle web app interattive, non solo dei semplici siti, completamente senza scrivere codice, cosa che io non sarei in grado di fare, quindi molto semplice. Ho fatto già una prova chiedendo all'AI di Software di costruire qualcosa, magari vi metto anche una piccola registrazione a schermo mentre vi parlo. E un altro strumento fidato che mi avete già visto usare in altri video è Fiverr, che è anche sponsor di questo video. Andremo su questa piattaforma dove ci sono tantissimi freelancer per trovare persone che ci aiutino con task dove o io non sono bravo o che semplicemente sono molto manuali, quindi non riusciremo a starci dietro con il limitato numero di ore che avremo da dedicare a questo progetto. Partiamo però dal primo step, cioè che cosa stiamo andando a costruire. Ovviamente il video di Marcello lo trovate in descrizione e potete vederlo anche voi. Ma fondamentalmente lui è andato a creare questa piattaforma che chiama Curators. Curators, da quello che Marcello fa vedere nel video, anche da quello che ci siamo detti un po' in privato, è una piattaforma dove le persone fondamentalmente possono creare delle guide per imparare bene un argomento, guide però basate su elementi già esistenti nel web, no? Quindi articoli scritti da altri, corsi gratuiti e cose simili. Quindi fondamentalmente stiamo costruendo un posto in cui un utente che ha bisogno di capire un determinato tema può andare per trovare tutta la lista di risorse che vanno lette per capire meglio quel tema, magari anche l'ordine, fondamentalmente ricevere consigli da persone che hanno già fatto questo percorso e che sanno guidarti. Il business plan che lui ha scelto per questa piattaforma fondamentalmente è quello di tanti marketplace, cioè do la possibilità agli utenti di vendere sulla mia piattaforma e poi prendo una percentuale di quello che loro effettivamente riescono a vendere. Secondo me, però, questo modello di business, per quello che vuole fare Marcello, ha vari problemi. Il primo problema è il valore che noi andiamo a offrire. Lo stesso Marcello ha fatto un sondaggio in cui chiedeva alle persone quanto siete disposti a pagare per delle guide di questo tipo. La maggior parte delle persone ha risposto da 5 a 50 euro e poi un'altra percentuale molto alta ha risposto da 0 a 5. Intanto, quando si fanno questi sondaggi, più spesso che no, i risultati sono più positivi rispetto a quello che poi non vedremo nella realtà. Quando chiediamo a degli amici, a delle persone che conosciamo o ai nostri follower quanto siete disposti a spendere per X, se quelle persone sanno che X magari è una nostra idea, tenderanno sempre ad essere più ottimisti rispetto poi al mondo reale, o magari si creano degli scenari che non saranno effettivamente uguali a quelli che poi si verificheranno sulla nostra piattaforma. Quindi vedere già una propensione così bassa alla spesa, perché a parte che da 5 a 50 euro cambia completamente il business model, cioè parliamo di 10 volte il valore. Però in generale, se già sappiamo che il valore del carrello medio sarà così basso, i volumi devono essere molto alti per aver senso. Lui stesso fa delle proiezioni finanziarie e insomma si capisce che diventa difficile raggiungere numeri importanti. Addirittura qui si parla di 1 milione di utenti che fanno 100 di spesa media, quindi 100 di spesa media vuol dire che all'anno 1 milione di utenti paganti pagano 10 guide, ok? Se le guide costano 10 euro, cosa che sembra poco realistica. E l'azienda farebbe, tra virgolette, solo 2 milioni, scusate, 20 milioni di revenue con una fee del 20%. Cioè stiamo parlando di un numero di utenti enorme, con una spesa media molto poco realistica, lo dice lo stesso Marcello nel video, e comunque un ritorno ovviamente buono, però non eccezionale. Cioè comunque, considerato che stiamo esagerando tutte le altre metriche, vorremmo vedere un numero ancora più assurdo per quanto riguarda i profitti finali, invece, diciamo, secondo me siamo abbastanza lontani. Quindi la domanda è: Tommaso, se questo business model non ti piace, come lo andiamo a risolvere? Io ho pensato una cosa. La parte molto interessante di questa idea e di questo prodotto è che è un posto specifico per trovare informazioni sul come imparare qualcosa. Marcello dice una cosa molto giusta all'interno di questo video, e cioè che uno dei più grandi competitor di questa idea è Udemy. Secondo me questa è un'intuizione molto interessante, Coursera e Udemy. Perché? Per chi non conoscesse Udemy, è un sito che offre tantissimi corsi che le persone possono comprare per apprendere qualsiasi cosa.
Ci sono persone che registrano corsi di inglese, di spagnolo, di matematica, di marketing, di product management, di chitarra. Quindi veramente le cose più disparate che vi possano venire in mente. Questi corsi sono perennemente in sconto, è chiaramente una tattica di marketing di Udemy non ideale, mettiamola così, però alla fine i corsi che sono su Udemy, specie se fate affidamento alle recensioni, di solito sono buoni. E quindi da una parte c'è, dal punto di vista dell'utente, l'idea di comprare una guida magari a 5 euro di una persona che ha preso tanti contenuti gratuiti già presenti sul web e te li ha messi in un PDF, dall'altra a 15 euro comprare il corso di una persona che si è messa lì, ha registrato il video, ha scritto tutto quanto lo script del corso. Secondo me diventa difficile far vincere molto spesso la guida da 5 euro rispetto a quella da 15, specie perché poi Udemy è enorme, ha un marketing fantastico, nel senso che grazie a questa scontistica fortissima riesce a vendere veramente molto, è un brand molto affermato, ci sono garanzie, hanno tantissime persone che creano corsi, quindi sarà difficile da battere Udemy. Per non parlare di Coursera, che offre anche tantissimi corsi gratuiti, è molto più riconosciuto, lavora con tante università, quindi sono due brand name molto difficili. Altro competitor che forse qui non è stato menzionato, però potrebbe essere Reddit. Perché? Perché la gente su Reddit condivide esattamente il tipo di contenuto che Marcello sta ricercando, cioè su Reddit si condividono guide, opinioni, ovviamente non solo su Reddit, cioè di tutto, però le cose tecniche, molte persone condividono guide, opinioni, diciamo consigli personali su come cominciare a fare X. Quindi lo vedo molto vicino Reddit a quello che vogliamo andare a fare. Però se si riesce a fare un buon marketing, si può stabilire Curators come il punto di riferimento per trovare il percorso giusto per studiare X. Riuscire a prendere questa posizione però richiede volumi molto alti. Quindi secondo me la giocata migliore è quella di lasciare più contenuti possibili gratuiti e sfruttare il fatto che comunque siamo vicinissimi al portafoglio dell'utente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque un utente che sta cercando una guida su come imparare la chitarra è disposto ad acquistare varie cose. Magari sarà disposto ad acquistare poi un corso più avanzato su come imparare la chitarra. Sarà disposto a comprare accessori per la chitarra. Sarà disposto a comprare una nuova chitarra. Quindi siamo in una parte molto bassa del funnel di vendita, nella maggior parte dei casi. Sfruttare questa componente qui per monetizzare con pubblicità e affiliazioni è una cosa molto difficile, perché chiaramente, ripeto, i volumi devono essere alti, però l'altra cosa che ci viene incontro è la SEO. Questi contenuti che andremo a generare si posizionano per keyword che anche a livello intuitivo, adesso non ho ancora fatto nessuna ricerca, però posso dire hanno un volume secondo me abbastanza alto, cioè se cerchiamo guida gratuita per le chitarre, per imparare la chitarra, oppure corsi per imparare la chitarra, sono tutti contenuti che le persone ricercano e che noi possiamo andare a soddisfare magari con una qualità ancora migliore, perché i contenuti che saranno creati sul nostro sito sono creati da persone che offrono una prospettiva completamente personale, senza magari cercare di vendervi il primo corso che c'è solamente perché ha una percentuale più alta sull'acquisto. Magari cominceremo a far votare le persone in base a qual è la guida migliore, quindi secondo me possiamo riuscire a creare contenuti di valore che da una parte si rankino primi su keyword con poca concorrenza e che dall'altra riescano a difendersi bene anche su keyword molto competitive come il generico corsi per chitarra. Quindi facciamo entrare in gioco anche il terzo tool di questa sessione, ClickUp, che come saprete se avete visto altri video del canale io uso spesso. L'idea è usarlo in questo caso per monitorare un po' le cose che vogliamo andare a fare. Quindi dobbiamo andare a creare la web app dove le persone si possono registrare, dove possono creare le guide, dove possono mettere link ai prodotti. Dobbiamo lavorare sulla strategia di SEO e sulla strategia di affiliazione e poi dobbiamo anche capire quali sono le prime guide che andremo a creare e effettivamente creare le prime, facciamo 10 guide per esempio. Ok, direi che ci siamo, questo può essere un primo step. Da dove partire? Allora, forse la prima cosa in realtà potrebbe essere quella di capire quale mercato barra nicchia andare ad attaccare per prima, perché poi questo ci permette di intanto andare a chiedere a qualcuno di lavorare sulla parte di guida per noi, che è la parte di nuovo più manuale, e mentre la persona poi lavorerà su questo io avrò il tempo per creare la vera e propria web app, magari riusciremo anche ad avere un'idea più chiara del branding, della struttura della web app, perché
avremmo già scelto una prima nicchia da attaccare. Adesso nel video, se non sbaglio, Marcello si è concentrato sulla parte di imprenditoria e finanza personale. Ci sono due strade, la prima è quella di scegliere questa strada e basta perché è quello che ha fatto Marcello, l'altra è quella di fare un po' più di ricerca. Non abbiamo tanto tempo, quindi sono molto tentato di semplicemente seguire la strada di Marcello perché tanto poi l'idea è che magari se quest'app gli piace la continua a usare, quindi forse tanto vale partire da lì. Bene, per questioni di tempo ho deciso semplicemente che andremo a usare quei temi lì, quindi entrepreneurship, startup, eccetera, eccetera. Sono temi che poi conosco, quindi potrebbe aiutare da quel punto di vista. Sto usando Ubersuggest per fare qualche piccolo check lato SEO. Non consiglio di usare Ubersuggest, sinceramente. Penso che Semrush e Ahrefs per quanto riguarda la parte di SEO siano strumenti migliori. Anche SEO Monitor non è male. Però fondamentalmente non so per quale motivo avevo ancora l'abbonamento attivo su questo. Avevo spazio di siti da aggiungere, quindi userò Ubersuggest per ora. Anyway, la cosa importante in realtà non è tanto andare qui e vedere quanto è difficile, quanto è facile ogni keyword. La cosa importante secondo me è andare su Google, perché Google vi permette di capire più o meno che tipo di contenuti sono già presenti, valorizzati all'interno di queste keyword da una parte. Quindi vedete qui per esempio c'è Coursera che ha creato questo articolo, andiamo a vedere cosa dice. Quindi Coursera fondamentalmente mette tutti i corsi suoi all'interno di questa pagina. Poi qui vedete altra cosa importantissima, la PAA box, quindi People Also Ask, le persone hanno anche chiesto qual è il migliore per imprenditori, qual è la migliore materia per entrepreneurship. Tutti questi sono temi che possono andare bene per ulteriori articoli, per rincarci lato SEO e o per sezioni all'interno di articoli che vogliamo andare a creare, quindi è anche ottimo vedere qui effettivamente che cos'è che le persone condividono. Harvard University con il suo corso, questa se non sbaglio è una piattaforma di e-learning, a parte il fatto che non lo so pronunciare, sì, mi sembra che sia proprio questa, quindi permette di creare il proprio corso, quindi da un certo punto di vista potrebbe essere anche considerato un nostro competitor, edX, anche potenziale competitor, quindi questa cosa qui ci dà alcune indicazioni. La prima è che chiaramente su una keyword così generica ci diventa difficile andare a competere con Coursera e con altri, ma che comunque i contenuti sono di buona qualità ma non ottima, oserei dire, perché sono comunque contenuti di vendita di altri prodotti fondamentalmente. Penso sarà difficile spodestarli, però magari anche in italiano si riuscirà a fare di meglio. Oppure semplicemente dobbiamo andare a cercare quelle parti, quelle keyword che sono molto più long tail. Altra parentesi, penso che comincerò a fare tutto quanto in inglese, perché queste piattaforme di no-code ci permettono di tradurre il sito, però è sempre un processo complicato, difficile, quindi preferisco essere safe partendo dall'inglese, contando poi sul fatto che le persone che creano le guide possono anche creare le guide in italiano. Si possono andare a creare dei problemi con Google, bisogna cominciare a taggare in maniera corretta i contenuti, però insomma, di base penso che sarà più semplice, se questo vuole diventare un progetto che effettivamente scala e che effettivamente può fare revenue, partire direttamente dall'inglese e poi provare a tradurlo in italiano. Poi non è neanche detto che rimarrà per molto tempo su una piattaforma no-code, magari poi Marcello ha tantissimi sviluppatori nella sua community che possono costruire qualcosa da zero, che chiaramente diventa più flessibile. Comunque, adesso che abbiamo capito più o meno quali saranno i temi, andiamo a pensare quali possono essere le prime guide che andremo a creare. Ok, ci siamo, direi che il primo gruppo di guide sarà quello su come iniziare un'azienda, e quindi l'ho diviso anche per tipo di business model: dropshipping, SaaS, e-commerce, marketplace, B2B, direct to consumer, poi startup generico, messo. Insomma, diciamo che non sono tutti allo stesso livello, allo stesso modo, però sono cose che le persone possono cercare. Ora metterei subito al lavoro qualcuno proprio sulla creazione delle guide e anche avere un posto dove caricarle, queste guide, all'interno della nostra piattaforma, quindi dobbiamo creare la web app. Allora, come vi dicevo, io ho fatto anche fare un test all'AI di software per crearla, sono venute fuori cose interessanti, come vedete qui c'è tutta una serie di guide che poi possono anche essere editate, c'è la parte in cui le persone possono effettivamente mettere la loro guida tramite form, però sapete com'è, io avrei anche lavorato a software per un annetto e mezzo, quindi penso, spero di saper fare un lavoro migliore dell'AI, quindi alla fine mi vado a creare qualcosa io per conto mio. Mi sono già preparato una base dati, questa base dati conterrà intanto tutta quanta la lista di guide che noi vogliamo pubblicare, tutti quanti i prodotti che vorremmo suggerire alle persone, qui entra in gioco la parte di affiliati praticamente,
e la lista di utenti. Intanto torniamo sulla nostra piattaforma e cominciamo a connettere la parte degli utenti, dai, direi così. Quindi facciamo una nuova da zero. Quindi start from scratch, vogliamo l'home page, vogliamo una lista, list title va bene, form in realtà forse, vabbè sì, ci potrebbe servire, sign up, sign in, reset forward password, user profile, ok, ci serve tutto quanto. Eccoci qui, andiamo a creare la nostra base utenti. Vedete adesso già che siamo andati a creare una connessione tra il nostro Airtable, che sta qui, e la nostra piattaforma di software. E se noi torniamo sulla nostra vista di Airtable, vedete qua c'è Tommaso, c'è il suo Magic Link. Cliccando sul Magic Link, Tommaso poi potrà effettivamente entrare all'interno della piattaforma. Prima di entrare nella piattaforma, però, chiaramente la piattaforma deve essere live, quindi noi l'andiamo a pubblicare. Mi diamo un sottodominio a caso, in questo caso per adesso curatorsit.software.app. Adesso va sulla piattaforma di default creata da software e qui c'è il profilo. Quindi io, tra l'altro, andando qui posso vedere il mio profilo, vedete il nome è Tommaso, questa è l'email, posso cambiare la password, cosa chiaramente importante perché per adesso la password questo utente non ce l'ha. Bene, quindi abbiamo già aggiunto la prima cosa che mancava alla piattaforma che ha creato Marcello, cioè l'effettiva possibilità di registrarsi all'interno della piattaforma. Perché ci interessa questa cosa? Perché chiaramente vogliamo che la gente sia in grado di creare la propria guida e di fare upvote sulla guida altrui. Quindi questa parte secondo me è fondamentale. Allora, qui abbiamo la pagina di lista. La pagina di lista sarà la pagina di guide, chiaramente. Quindi la possiamo già creare, guides, poi la parte di SEO, insomma tutto il resto ce ne occuperemo dopo. Form sarà la pagina in cui le persone potranno andare a create guide, curate your guide, e quindi questo diventa curate guide, ok. E l'idea è che le persone possono compilare questo form poi andrà a riempire questa tabella qui e soprattutto andrà a generare un'altra pagina. Che pagina andrà a generare? Andrà a generare una pagina di list detail, che sarà così, una pagina di vista di dettaglio. Dobbiamo capire chiaramente come sfruttare questa pagina di vista a dettaglio per effettivamente renderla facile, intuitiva per gli utenti finali. Ho preso questo inizio di blocco, che fondamentalmente andrà a prendere i dati dal nostro Airtable e poi li mostrerà all'utente. Software ha fatto un auto, diciamo, match tra i contenuti che ci sono già all'interno della tabella e quello che lui ha qui, quindi diciamo già un ottimo aiuto. Se noi adesso andassimo a compilarne uno un po' a caso, per esempio questo qui lo chiamiamo test 1, il test primo di tutti, poi qua mettiamo note, poi qua mettiamo categorie marketing, per dire, ho messo delle categorie a caso per adesso, me lo mettiamo approved, poi faccio vedere che cos'è, e poi cover ci mettiamo l'immagine a caso, ok, cover ci mettiamo la copertina del mio video con Giorgio, e abbiamo la nostra prima guida. Ora, vediamo un po', intanto io qua pubblico i cambiamenti. Ecco qui, come vedete ho caricato i cambiamenti, in automatico come anteprima mi mostra quello che ho fatto fino adesso. Comunque, io sono qui da 50 minuti, abbiamo creato la nostra struttura, abbiamo già definito qual è l'obiettivo di questo progetto, le persone possono registrarsi sul sito, possono vedere la lista di guide che è già, diciamo, in lavorazione, possono vedere anche la pagina della guida che andrà sistemata. Ho mandato i nostri messaggi su Fiverr per farci aiutare da persone che fanno lavoro di data entry nella creazione delle prime guide che andremo a fare noi manualmente. A proposito, vi ricordo che Fiverr è lo sponsor di questo video e in descrizione trovate il link per unirvi alla vostra piattaforma e usando il codice sconto che troverete lì, tra l'altro riceverete anche un buon bonus di benvenuto. Quindi io adesso mi vado ad allenare, altrimenti non ce n'ho più, e ci sentiamo magari domani quando cercherò di chiudere tutto quanto. Ciao, benvenuti alla parte 2. Oggi è lunedì sera, purtroppo ho staccato da lavoro un po' più tardi del previsto, quindi ho avuto solo più o meno 25 minuti per lavorare al progetto prima di cominciare a registrare e poi dovrò andare a cena. Voglio mostrarvi semplicemente quello che abbiamo fatto finora, perché penso di essere arrivato a un punto in cui c'è un MVP funzionante, ok, in cui possiamo sperimentare delle cose, chiaramente da aggiustare, va messo il logo, va messo tutta la parte di copy, però prima di fare questo lavoro aggiuntivo
Io magari contatterò Marcello, gli farò vedere da che punto siamo arrivati e poi capiremo se vogliamo continuare su questa direzione oppure se sto facendo lavoro a caso, perché anche quello, diciamo, non sarebbe ideale. Quindi per adesso quello che volevo fare è mostrarvi che con un software di no-code, diciamo che va oltre semplicemente il sito, si può creare un qualcosa di funzionante. Poi vediamo se continuare il nostro effort. Alla fine ci ho speso un'ora ieri, mezz'oretta oggi. Quindi sicuramente si può fare anche molto di più. Quindi partiamo dall'home page, dove in realtà l'unica cosa che ho cambiato sono gli header. Gli header sono queste due sezioni qua in cima a ogni sito, quasi ogni sito. Come vedete ce n'è uno per chi non è loggato e uno per chi è loggato. Chiaramente se non siete loggati io voglio mostrarvi il bottone di sign up e di sign in, che poi vi riportano chiaramente alle pagine di sign in e di sign up. E poi ci sono i bottoni per andare a creare una guida o trovarne una. Mentre invece per chi è loggato, chiaramente non ci sono più i bottoni di sign in e di sign up, c'è il tuo profilo, c'è la lista delle guide create da voi, potete trovare le guide o crearne di nuove. Questo qua fondamentalmente è la struttura. Quindi come facciamo a vedere che effettivamente tutto questo stia funzionando? Il sito, come vi ho fatto vedere ieri, in realtà è già live, quindi se andiamo su questo link, ci registriamo e siamo dentro. Ora a questo punto che cosa troviamo? Nell'header, chiaramente qua possiamo fare il nostro sign out, possiamo andare e curare una guida. Quindi qua io posso scrivere guida 2, come creare una guida come sottotitolo. La categoria è Career Development, per esempio. Scriviamo sezione 1, no, ci mettiamo semplicemente per creare una guida, andate su google.com, poi magari sezione 2 facoltativa, oppure su Yahoo. Bene, io faccio submit della mia guida. Questi dati vengono inviati al nostro bellissimo Airtable. Come vedete qui c'è la sezione All e la sezione Approved. Questa guida già è arrivata nella sezione All, quindi è disponibile. Io torno sul sito. Chiaramente adesso se voglio posso anche mettere un'altra guida. Poi mi piacerebbe creare una parte più strutturata qui, ok? Chiaramente, cioè dare la possibilità di scrivere un testo meglio o magari di fare l'upload di altri testi, questo tutto quanto da vedere, però per ora questa parte è funzionante. Qua Find Guides, vedete, ora è disponibile solo test 1, ma perché? Chi ha seguito la puntata precedente, la parte precedente lo sa, perché io devo andare qui e cliccare su Approved. Nel momento in cui clicco Approved e faccio refresh della pagina, vedete che qui è già comparsa guida 2. Questa cosa mi ricorda che devo aggiungere anche la parte di immagine per far fare l'upload alle persone, però è esattamente come l'abbiamo vista, cioè guida 2, come creare una guida, come sottotitolo e c'è il tag Career Development. Facciamo i cambiamenti che dobbiamo fare, quindi andiamo su Guides, qui quello che dobbiamo andare a fare è... Ah no, scusate, qui quello che dobbiamo andare a fare è dirgli, guarda che quando una persona clicca su uno di questi item, tu devi aprirmi una pagina di dettaglio. La pagina di dettaglio è questa qui, List Details. E questa List Details questa List Details la chiamiamo Guide. Quello che andiamo a fare è Curate a Guide e mettere anche un'altra opzione. Quindi qui metteremo... mi sembra si chiamasse attachment, no, file, forse file, qua diremo upload a cover image for your guide, ok, e lo metteremo come cover, perfetto, publish, quindi questa parte qui verrà risolta. Vediamo quanto è rapido effettivamente ad avvenire. Se io qua metto Curate a Guide, ok, c'è già la parte di cover, perfetto. Intanto voglio tornare qui, clicco su questa e come vedete quando clicco su questa guide mi apre la pagina di dettaglio. La pagina di dettaglio che ha la sezione 1, la sezione 2, adesso manca Introduction, che è un'altra cosa che dobbiamo aggiungere al form. Qui c'è la parte di status. Lo status in realtà lo devo togliere, è una cosa che ho messo qui internamente su Airtable perché magari... alcune guide non saranno approvate subito, ma verranno segnate come to improve, per dire. E poi possiamo mettere un'automazione che ci sposterà to review in automatico a live nel momento in cui qualcuno fa il click su approve. O viceversa, potrebbe essere un'idea. Anyway, quindi abbiamo questa sezione qui che funziona. Adesso l'altra cosa che vogliamo andare a vedere è la parte di Your Guides. Cioè se io vado su Your Guides,
Adesso mi riporta l'home page per qualche motivo, ma lo sistemiamo subito. Torniamo qui, andiamo sul nostro header, Your Guide, ah giusto, non gliel'ho ancora messo, apre una pagina che si chiama Your Guides. Questa pagina qui, dal momento in cui io sono loggato, mi farà vedere la seguente cosa. Allora, se vado su Find Guides, vedete, io vedo tutte e due le guide che sono attualmente approvate. Vado su Your Guides e vedo solo una. Vedo solamente quella che è la mia guida. E questo magari potrà servire in futuro per utenti che scriveranno tantissime guide. Altra cosa che ho dimenticato di dire sono gli upvotes. Quindi io posso andare qui e mettere upvote a ogni guida. Come vedete, tra l'altro, non funziona neanche mettere vari upvote con lo stesso utente. Quindi ottimo, questo diciamo semplifica un po' i problemi. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, qua c'è il filtro. L'idea è che uno può anche cliccare qui e creare una nuova guida da zero. Questo bottone funziona anche qui, quindi Find Guides, e andrà a finire anche qui. Tutte queste pagine di guide, come vedete, anzi no, non lo vedete, però diciamo hanno un loro URL che poi andremo a customizzare, anche questo chiaramente è una cosa importante lato SEO. Sono tutte pagine che possiamo decidere di indicizzare o meno su Google, e chiaramente questa parte ci aiuterà molto. E niente, fondamentalmente questa è la versione del sito che voleva creare Marcello, però con delle componenti in più. Adesso gli utenti possono registrarsi, possono creare delle guide, possono fare upvote sulle guide altrui. Noi stessi dal back-end possiamo andare a creare delle guide, assolutamente. Le cose fondamentali da fare come prossimo step sono quelle di formattare la parte delle guide. La parte dei prodotti ancora non l'ho sviluppata perché è meno importante, ma quella chiaramente sarà una parte fondamentale per la monetizzazione del contenuto. L'altra cosa che si potrebbe fare quando andiamo su guide è quello di aggiungere magari una sezione commenti. La sezione commenti anche in software funziona abbastanza out of the box. Dovremmo andare a creare una nuova sezione all'interno del nostro Airtable. Adesso non ricordo esattamente quali sono tutti i campi da creare, vediamo un attimo, qua sicuramente ci aiuta. Però ecco, io adesso vado direttamente qua, curators, e poi metto anche comments. E in questo modo poi potremo anche mettere i commenti delle persone sotto, in modo da aiutare altri utenti o permettere di segnalare magari i problemi che ci sono con la guida. Quindi questo era tutto quello che volevo farvi vedere per questo video. Vi ricordo Fiverr, sponsor di questo video, con il link in descrizione. Andatelo assolutamente a provare perché è veramente utile quando state provando a creare nuovi progetti per darvi una mano su tutte le parti manuali. Magari farò un video 2 con follow up con tutte le cose che le persone su Fiverr stanno facendo per aiutare questo progetto. E magari, se a differenza mia non sapete usare un software tipo Software, ci sono tantissime persone su Fiverr che sanno usare Bubble, Software, Glide, tutti i software di no code che vi permettono di sviluppare delle app un po' come questa, ma in maniera abbastanza agile e veloce, senza la necessità di dover saper programmare, con costi molto più bassi e soprattutto che poi voi potete editare abbastanza facilmente. Spero che questo video vi sia stato utile, vediamo quale sarà il futuro di questa app e noi ci sentiamo presto. Ciao ciao!